Bene ragazzi, incredibile illuminazione vedendo questo DVD che vi metto qui in sovraimpressione riguardante Gödel e Turing. Si parte da Aristotele, il nostro amico Pier Giorgio Odifreschi, Odifreddi, racconta Gödel Turing, ma partendo da Aristotele. Quindi capiamo che tutto l'Occidente va a ripiegarsi, in poche parole, sulla tecnologia. Cioè, l'Occidente è stato, a parte alcune gemme contro occidentali, che però non sono il filone preso in considerazione dall'odierno racconto, del racconto pubblico. Arrivano alla tecnologia, ecco perché il progresso è inarrestabile, perché ha tutta una legittimazione teorica che parte da Aristotele, in particolare dall'opera Organon di Aristotele, in cui si cercava il sogno di meccanizzare il ragionamento, di capire i processi di pensiero e meccanizzarli, cioè il sillogismo. È incredibile che tutto parte da lì. Poi c'è il sogno di Leibniz, che era un diplomatico e voleva che si calcolasse invece di cercare tutte di fare tutte le discussioni diplomatiche. Ma il vero invece Lullo progettò una macchina che secondo me non era in controtendenza, appunto, anche se viene poi sfruttata dal racconto successivo come preconizzatrice del computer. Poi il computer, come abbiamo detto, è il trasferimento di tutti questi tentativi filosofici nella pratica, o meglio, lo stesso Turing per cercare di ragionare di meditare sul teorema di Gödel, inventa, diciamo quasi inavvertitamente, questa macchina di Turing, che è tra cui anche il Colossum, che riesce a decriptare le crittografie dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi viene accusato di omosessualità e si suicida. Vabbè, questa è storia. Mentre vediamo che poi l'intelligenza artificiale di oggi non è altro che il contrario di quello che si pensava, cioè si pensava che i computer sarebbero stati sempre più grandi e invece sono sempre più piccoli, fino al cellulare, quindi non serve aumentare l'hardware per sviluppare un pensiero, un software, ma il pensiero in realtà è il pensiero raziocinante, cioè quello che la macchina riesce a imitare è quello che gli stoici e Aristotele chiamavano l'uomo è un essere razionale, quello che Cartesio diceva penso dunque sono, quindi il pensiero razionale, mentre la macchina non può imitare gli automatismi, diciamo così, emotivi e animaleschi, mettiamola così, limbici, se vogliamo dirla con la neuropsicologia. Odifreddi dice, parla di animali, ma secondo me è inesatto. Per esempio, la macchina non può fare una cosa semplicissima come riconoscere i volti di determinate persone, riconoscere le forme. Però questo, secondo Odifreddi, è una caratteristica minore dell'essere umano, perché la caratteristica che l'Occidente ha messo in primo piano, al vertice della creazione, per così dire, è che l'essere umano sia razionale. Cioè, penso dunque sono di Cartesio e ancora prima in Aristotele, l'uomo è un animale razionale. In realtà, se una macchina, questa è la mia conclusione, se una macchina riesce a essere razionale, significa che allora l'uomo non può essere un animale solamente e principalmente che si differenzia dagli altri animali per la razionalità. Io direi invece che si differenzia dagli altri animali intanto per la consapevolezza, per il sistema di emozioni limbico, che è strutturato diversamente, per l'inconscio, per i sogni, per la mente
e soprattutto per il superamento della mente tramite la consapevolezza, quello che solo la mistica, la filosofia orientale aveva detto. Quindi tutto il sistema occidentale, a mio parere, crolla perché tutto l'impianto ellenistico, tutto l'impianto rinascimentale termina clamorosamente nell'invenzione di cosa? Di WhatsApp, cioè dell'invenzione di un aggeggino utilissimo e quanto vogliamo, che però non è altro che un computer o nei casi ancora più sofisticati nell'intelligenza artificiale, che però non è intelligente, non è umana, appunto, è una demenza artigianale, come l'hanno soprannominata alcuni, cioè un pappagallo stocastico, cioè reimpasta sostanzialmente programmi e dati immessi, però non ha ovviamente un pensiero suo autonomo umano, anche se è razionale, quindi è tutto quello che finora l'Occidente aveva definito essere l'essere umano. L'essere umano è un animale razionale, ma come fa l'essere umano a essere un animale razionale se anche la macchina è un animale razionale? Penso dunque sono, allora anche la macchina pensa dunque è, quindi la macchina è, quindi vediamo che tutta la filosofia crolla per colpa di cosa? Di un laptop, di un notebook, di un semplice PC, di un semplice computer. E quindi bisognerebbe ripensare tutto, ecco perché siamo in questo periodo, a mio parere, di tensione fra Oriente e Occidente, proprio perché l'Occidente ormai sta marcendo nel suo profondo, nelle sue premesse millenarie, addirittura risalenti all'antica Grecia, quindi bisognerà ritornare a ricapire dai babilonesi, dall'Egitto, e vedere in realtà le somiglianze con l'Oriente, che invece in questo senso è molto più avanti, perché è molto più, essendo molto più indietro, è molto più avanti. Io vi saluto, spero di essere stato chiaro, che vi stimoli qualche riflessione, magari vi caricherò questo bel DVD in modo che lo possiate vedere, o se magari c'è già su internet andatevelo a vedere, Pier Giorgio Di Freddi, Gödel e Turing. Però queste riflessioni mie inedite, ovviamente, se avete seguito attentamente, come ho detto, contraddicono anche un po' sia il pensiero occidentale sia anche il pensiero che sembra esprimere Di Freddi stesso. Curiosità interessante, il sogno di meccanizzare l'arte è anche un sogno novecentesco, è il sogno dell'Oulipo, cioè il sogno, diremmo anche noi, Italo Calvino, possiamo vedere appunto Icaro di Raymond Queneau, gli esercizi di stile, Calvino in Se una notte d'inverno un viaggiatore, quando progetta il suo libro con una formula, con un quadrato matematico, con un nome che ora non mi sovviene, e quindi significa che anche loro tentavano di meccanizzare l'arte. E questo diventa un movimento letterario, però, non un movimento scientifico, ovviamente. Quindi il mio ragionamento rimane inalterato, semmai questo può diventare un gioco artistico, però pensare che questo sia scienza è in realtà è semplice tecnica, tecnologia. Per questo mi sembra di aver contraddetto anche Pier Giorgio Di Freddi in questo mio pensiero, se Di Freddi appunto intendeva questo, ma non dimentichiamo che Di Freddi ha fatto parte anche lui dell'Oulipo di Italo Calvino, Umberto Eco e anche Giorgio Manganelli, se vogliamo, perché anche lui era vicino alle tematiche dell'Oulipo. E anche Carmelo Bene, perché anche lui comunque era amico di Giorgio Manganelli, e anche lui parlò poi della macchina attoriale e della tecnologia all'interno dell'arte. E quindi ecco che il discorso torna e però si cambia settore, quindi va nell'arte invece che nella tecnica, dimostrando che la scienza non era altro che tecnologia e che quindi bisognerebbe ripensare tutto a partire dall'organo, niente meno che dall'organo di Aristotele. Saluti. E pensateci, meditateci.